Come comprendere il valore corretto di un immobile? Però prima di iniziare, permettimi di presentarmi. Io mi chiamo Alberto Brignone, ho 35 anni, sono il titolare dello studio immobiliare Brignone. Forse ti sarà già capitato di vedere qualche mia intervista online o le mie pubblicità sui giornali cartacei dove ho sempre con me il mio cane Sofì. Ma a parte questo, veniamo ai risultati e alle garanzie che offro a chi si affida a me. Io in questo ultimo anno ho una media di vendita inferiore ai 60 giorni da quando prendo il mandato, contro una media nazionale di oltre 6 mesi, e vendo casa con uno sconto medio inferiore al 3%, contro una media nazionale di oltre l'11%. In soldoni, su un immobile da 200.000 euro, io faccio mettere in tasca al proprietario 16.000 euro in più. Non mi stancherò mai di dirlo, ma il mio servizio non è un costo, ma è un investimento per chi si affida a me. Poi su questo canale trovi decine di testimonianze di persone che hanno lavorato con me. Però veniamo quindi al tema del video. Partiamo da un presupposto: per ogni proprietario la casa è investita da una carica di emotività che difficilmente si ritrova in altri beni materiali. Mentre invece il potenziale acquirente, oltre alla nostra, sta guardando decine di case tra cui scegliere e sceglie quella che ritiene migliore per lui. Nella nostra mente, invece, noi stiamo pensando che casa nostra sia unica. Partiamo da questo presupposto. In genere, il primo passo da compiere per capire il vero valore di mercato è creare una seria analisi comparativa con le case simili attualmente sul mercato e quelle vendute nei 6 mesi precedenti. Questi immobili si chiamano in gergo immobili comparabili e non è necessario che ti procuri l'emicrania dall'analista per trovarli. Io ti mostro subito come procedere. Come ti dicevo prima, però, il margine di trattativa medio per il totale delle transazioni immobiliari in Italia è di circa l'11%, la fonte è Istat o Nomisma, con un tempo medio di vendita di oltre 6 mesi. Questo significa che mediamente un immobile immesso sul mercato a 150.000 euro viene venduto poi a un prezzo di circa 133-135.000 euro dopo parecchi mesi. Se un immobile quindi non viene prezzato correttamente, ecco, ne deriva a cascata una serie di conseguenze devastanti che tu proprietario non ti puoi permettere e non devi sottovalutare. Può succedere che la tua casa rimarrà sul mercato per un tempo inaccettabile. Aiuterai la vendita delle case dei tuoi vicini per raffronto magari più interessanti. Ti troverai sempre a rincorrere il mercato verso il basso. Sosterrai i costi di un immobile che è invenduto e quindi che erodono il capitale. Attirerai clienti peggiori, quelli che non hanno fretta e che ti faranno perdere un sacco di tempo. E poi cosa succede? Non appena abbasserai il prezzo, anche solo di un euro, i potenziali acquirenti ti aspetteranno al varco in attesa di altre riduzioni. Oppure riceverai offerte solo al ribasso, da gente che non ha urgenza di comprare e cerca solo affari. E ovviamente poi col tempo il valore del tuo immobile continuerà a diminuire. Considera che il valore del tuo immobile diminuisce dell'1% all'anno secondo il coefficiente di vetustà e la cosa peggiore è che vivrai in uno stato di stress e di tensione continua perché non capirai come mai nessuno compra la tua casa. Se fossi in te inizierei quindi, ora te lo spiego, a raccogliere informazioni dai portali immobiliari, immobiliare.it, casa.it, idealista.it. Puoi utilizzare i filtri per selezionare le case in vendita con caratteristiche simili alla tua, come metratura, numero di camere, bagni, accessori. Quindi a questo punto verranno selezionati degli immobili che naturalmente avranno varietà di prezzi. In alto a destra di solito trovi un filtro che ti permette di ordinare gli immobili secondo vari criteri. Scegli quello del prezzo, dal meno costoso al più caro. Stampa o salva la lista di annunci e inizi a seguirli per capire se qualcuno di questi viene venduto nelle settimane successive. Se questo accade, probabilmente quell'immobile era sicuramente a prezzo ed è stato venduto al prezzo dell'annuncio o comunque a un prezzo piuttosto vicino. Intanto, però, un altro consiglio è che potresti chiedere informazioni a qualcuno che magari ha acquistato o venduto da poco nella zona della tua casa. E se conosci qualche altro agente immobiliare, chiedili pure. Così potresti costruire un piccolo storico delle compravendite di zona e sarà molto più facile rendersi conto di quello che è il reale prezzo di vendita degli immobili come il tuo. Ricorda, però,
che quelli che vedi pubblicizzati sono prezzi richiesti e non necessariamente quelli reali di mercato. Come ti ho già detto, il margine di trattativa è di circa l'11%. Se vuoi essere più preciso, dai prezzi degli immobili togli almeno quell'11, 10, 12% e quindi magari avrai un prezzo realistico, con una certa approssimazione di quello che può essere un valore al metro quadro realistico. Ci sono tre fattori fondamentali per arrivare a determinare il giusto prezzo di vendita. Uno, la comparazione. Dovrai preoccuparti di conoscere quante case simili ci sono sul mercato, quante ne sono state vendute negli ultimi 6 mesi e a che prezzo e se ci sono altre case in vendita nella tua zona. Secondo, percentuale di vendite. Devi conoscere quante di queste vengono vendute almeno negli ultimi 6 mesi, un anno, ecco. Proprio per questo è importante che ti crei una lista degli immobili simili al tuo e li segua quotidianamente per capire se vengono venduti e in quanto tempo. Ti faccio un esempio. Se si sono vendute 20 case negli ultimi 6 mesi e mediamente ce ne sono 200 nella tua zona, possiamo dire che il tasso di vendita è del 10% nei 6 mesi, quindi poco più dell'1% al mese. Questo significa che se vuoi vendere la tua casa nei prossimi 6 mesi, la tua casa dovrà rientrare nel 10% delle top sul mercato, ovvero nelle 20 migliori offerte. Vuoi monetizzare entro un mese? A questo punto la tua casa deve far parte dell'elite dell'1-2% del mercato, ovvero le 2-3-4 migliori case in offerta su 200. Capisci cosa significa prezzo aggressivo? 3. Condizioni. Generalmente gli acquirenti non valutano molto le finiture della tua casa, per cui non aspettarti chissà quali apprezzamenti. Ripensa quando l'acquistasti 10-20 anni fa. Probabilmente casa tua non era così come la vedi oggi. Le hai dedicato tempo, cure. In fondo la casa è quella che ti rappresenta, è una parte di te, è come se fosse la tua figlia minore, ecco. Se tu oggi dovessi acquistare una casa nuova, non la vorresti personalizzare, modificare, adattare, modellare attorno a quelle che sono le tue esigenze? Lo hai fatto con quella che vendi oggi, probabilmente lo farai con la prossima. E non pensi quindi che il futuro acquirente ragioni esattamente nello stesso modo? Tu parli di valore della casa, lui pensa quanto gli costerà. Lui guarda l'aspetto complessivo dell'immobile e lo confronta con quello delle altre case recentemente viste. Concludendo, quanto esposto sopra è un modo empirico che un proprietario può utilizzare, quantomeno per avere un'idea di prezzo del suo immobile. Esiste però un solo e unico modo per conoscere realmente a quale prezzo si vendono le case nella tua zona ed è quello del mercato reale, ovvero i reali dati ricavabili dagli atti notarili di compravendita stipulati negli ultimi mesi nella tua zona. Purtroppo però ti devo dare una brutta notizia. Sono informazioni che solo i professionisti riescono a reperire con facilità. Io lo faccio regolarmente. Certo, questo ha dei costi e richiede strumenti professionali e competenze specifiche. Come si dice, carta canta. Naturalmente occorre anche esperienza per leggere un atto, per capire se il prezzo dichiarato è realistico oppure un pochino gonfiato d'arte, ecco. Comunque, davanti a dei dati oggettivi, inequivocabili, c'è poco da discutere. Diversamente parliamo di suggestioni, ecco. Suggestioni che con i tempi che corrono possono portarti a fare male, molto male. Ma questo non accadrà. Io sono qua per aiutarti. Contattami su Facebook, su Instagram, scrivi il mio nome su Google. Contattami e vediamo se posso darti una mano. Sarò il primo a dirti se non posso aiutarti che non te la darò. Grazie mille e buona giornata.